Benvenuti a Spazio Libero. Oggi parliamo del prestito vitalizio ipotecario che permette di ottenere un finanziamento immediato dalla banca o da altri intermediari finanziari dietro una quota di ipoteca sulla propria abitazione. Si tratta di una disciplina già presente nel nostro ordinamento dal 2005, ma che ha subito delle modifiche grazie all'entrata in vigore della nuova normativa, proprio quella di quest'anno, del 2015. Cerchiamo quindi di fare chiarezza. E lo facciamo con i nostri ospiti. Abbiamo Elio Lannutti, presidente di ADUSBEF, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Bancari. Buongiorno. E Daniele Pesco, del Movimento 5 Stelle, capogruppo della Commissione Finanze della Camera. Buongiorno. Grazie, grazie per essere qui. Allora, Lannutti, prima di entrare nello specifico delle singole misure, vogliamo dire se il prestito vitalizio ipotecario è uno strumento utile? No, non è uno strumento utile per una ragione. Noi abbiamo nel nostro paese, questi sono i dati ultimi dell'Agenzia delle Entrate, qualcosa come 32 milioni di abitazioni per un valore di 5.500 miliardi di euro. Il pianeta bancario, dice Zygmunt Bauman, il sociologo della società liquida, ha bisogno di nuove terre vergini da esplorare. Significa che nel mondo drogato delle vite a credito, i vecchi, da 60 anni in poi lo spiegheremo, hanno qualcosa, cioè il sudore, il loro sacrificio che hanno fatto, i mutui che hanno pagato a tassi di interessi elevatissimi, le mettiamo nelle mani delle banche. E questa, per noi, almeno per noi di ADUSBEF, non è una buona notizia. Non siete d'accordo, naturalmente, mi è sembrato di capire. Benissimo, allora cerchiamo di fare chiarezza per i nostri telespettatori. Allora, qual è l'importo possibile da richiedere, innanzitutto, Lannutti? Beh, l'importo c'è una si ipoteca la casa da 60 anni in poi, al massimo. Sì. 20 e 50, ma non è tanto questo, è la filosofia. Adesso, noi adesso non sappiamo arriviamo. Quali adesso, sono adesso, i tassi, adesso arriviamo, quali adesso sono arriviamo. Le condizioni. Andiamo per ordine. Allora, un altro elemento, Pesco, è l'età del richiedente, che è modificata rispetto alla normativa del 2005, cioè? Almeno 60 anni. Almeno 60 anni. Allora, tornando invece sulla quota che sì. può essere erogata come finanziamento, sì. uno dei pochi strumenti che abbiamo trovato sul mercato è quello di una banca che offre solo il 13% del valore dell'immobile. Quindi una persona può fare al massimo il 26% nel caso in cui la persona abbia almeno 70 anni. Quindi ci rendiamo conto che andremo a delle ipoteche su degli immobili per dei valori veramente bassissimi. Quando servirebbero anche meno garanzie per ottenere dei prestiti di questo genere. Allora, non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi ci direi di focalizzare l'attenzione su due aspetti, no? Che forse richiedono una maggiore attenzione e che sono il rimborso obbligatorio integrale in un'unica soluzione che la banca può richiedere in determinate condizioni. L'altro argomento è la capitalizzazione degli interessi compresi quelli già scaduti, l'anatocismo bancario che sta molto a cuore a Lannutti. Allora, andiamo per ordine. Lannutti, innanzitutto, quando la banca può richiedere il rimborso immediato e integrale del debito? Quando il vecchio si è sacrificato, muore, allora gli eredi hanno la possibilità o di rimborsare in unica soluzione oppure di vendere, quindi di mettere questa casa in vendita, quindi la spogliazione. Ecco, arriviamo anche al decesso del richiedente, però ci sono dei vincoli, cioè questo immobile ovviamente è vincolato, non si può affittare, certo. Sembra giusto Pesco, sì, sì. Non si possono apportare modifiche, no. Non si può cedere a terzi. No, di fatti. Benissimo. E poi appunto c'è l'altro argomento molto interessante di cui parlava Lannutti, è lì insomma che si complicano un pochino le cose in caso di decesso del beneficiario sì. del prestito vitalizio. Perché? Che cosa accade in caso di decesso, Pesco? Questo strumento diventa praticamente un vero mostro giuridico, perché la banca può disporre del bene come se fosse la proprietaria dell'immobile. In realtà ha solo un'ipoteca in mano, in realtà può tranquillamente vendere l'immobile come se fosse proprietaria. E logicamente, sempre che appunto gli eredi non intendano comunque allora, pagare il se non il ci dovuto, sono gli eredi, certo. ovviamente la banca diventa proprietaria di diritto e di fatto, quindi può disporre dell'immobile come vuole. Sì. Ma nel caso in cui ci fossero eredi, che certo. cosa succede? Che scelte hanno gli eredi? Gli eredi possono pagare quello che non è stato pagato. Ma la cosa strana è che anche la persona che riceve il prestito non potrà mai ripagare il debito, perché non potrà mai reintegrare il capitale che ha ottenuto, potrà pagare solo gli interessi. E noi ci siamo chiesti perché.
perché dare questa, togliere questa possibilità a chi riceve un finanziamento di poter pagare il capitale? Questa ci sembra una cosa veramente strana. Quindi gli eredi dovranno pagare capitale e più eventualmente interessi. E quindi ci rendiamo conto quali saranno poche le possibilità di poter riscattare l'immobile, perché di riscatto ormai bisogna parlare. Allora, quindi gli eredi possono cedere l'immobile alla banca. Sì. Vendere il proprio immobile accordandosi con il finanziatore, certo, purché la compravendita, e questo è un aspetto molto curioso, si perfezioni in 12 mesi, l'anno T. Che cosa avviene se la vendita non viene effettuata in questo periodo? Diamo un patrimonio immobiliare costato sudore, sangue, sacrifici, mutui a tassi usurari in mano a quel pianeta bancario. Mi permetta di leggere sempre Bowman, che dice: oggi ci viene proposta una via d'uscita apparentemente semplice dallo shock che affligge sia i tossicodipendenti che gli spacciatori, riprendere con auspicabile regolarità la fornitura di droga. Questa è droga, questo denaro, diciamo, frutto dei sacrifici, dell'ipoteca, noi diamo in mano al pianeta bancario e spogliamo i nostri eredi, gli eredi che non hanno tante possibilità, già è stato detto dall'onorevole Pesco, non hanno, e poi i tassi di interesse, le condizioni, l'anatocismo, quindi è una legge per noi. Non mi faccio usare termini molto forti, non però è, come a dir poco, una legge vergognosa fatta ad uso e misura dei banchieri e delle banche. E mi dispiace che magari chi dovrebbe difendere i diritti, chi dovrebbe difendere la legalità, è asservito agli interessi dei banchieri. Allora, abbiamo detto, tornando all'argomento di prima, Pesco, che gli eredi, in caso di decesso del richiedente, hanno varie chance, tra cui saldare il debito, sì, che però Lannutti, questo debito è naturalmente aumentato. Vogliamo dire perché Lannutti? Beh, aumenta perché naturalmente, come ogni prestito, ha un tasso di interesse, ha commissioni, ha condizioni. In un'Italia dove abbiamo i costi dei servizi bancari più alti d'Europa, 318 euro contro 114, i tassi sui mutui quasi 1%, 20.000 euro in più su ogni prestito di 100.000 euro al rimborso trentennale. Allora hanno fatto bene il Movimento 5 Stelle a opporsi, quindi Daniele Pesco magari dirà anche le ragioni. Ma diciamo bene come stanno le cose. Voglio sapere appunto come stanno le cose. In Italia non si può più applicare l'anatocismo. L'anatocismo in questa legge è stato introdotto da questa normativa. L'hanno introdotto apposta. E quindi abbiamo un vero scontro tra leggi, tra un codice civile che dice che l'anatocismo non si può applicare e invece è una legge che invece dice che in questo caso può essere applicato. E la cosa è veramente strana. È assolutamente strana e fuori da ogni criterio. Quindi noi veramente siamo per, abbiamo detto in Parlamento, continuiamo a dirlo spesso, questo non è uno strumento da utilizzare perché è ad esclusivo uso e servizio delle banche. Bravissimo, un appello che mi permette di fare, sì, chi ci ascolta a casa, attenzione, fate il passo secondo la vostra gamba, prima di firmare un prestito vitalizio ipotecario, se avete figli, se avete nipoti, state attenti che state dando nelle fauci dei banchieri il vostro sudore e sangue. Ripensateci due volte. Ecco, le imposte patrimoniali, per esempio dell'immobile dato in ipoteca, sono a carico di chi? Sempre di chi? Del proprietario. In questo caso, sicuramente in questo caso la banca non pagherà nulla. Vogliamo fare velocissimamente un esempio, Pesco, di una situazione in cui si richiede un prestito vitalizio con un costo di un immobile di 200.000 euro, per esempio. Ok, potrà ricevere, se la persona ha solo 60 anni, potrà ricevere solo il 13%, quindi i calcoli sono presto fatti. Io ho letto tra il 20 e il 50, effettivamente. Sì, no? Magari ci potrebbero anche essere delle eccezioni, sì, però certo, insomma, certo, la normativa ho letto. I casi concreti però sono quelli che dice l'onorevole Pesco, su 100.000 euro noi riceviamo 13.000 euro e abbiamo l'ipoteca su 100.000 euro. Velocissimo, quindi certo, abbiamo quindi questa questa piccola somma di denaro, il proprietario potrà decidere se pagare o non pagare, ciò che potrà pagare sono solo gli interessi, ok? Quindi nel caso in cui pagherà gli interessi, a fine vita gli eredi si troveranno a dover pagare, a riscattare l'immobile. Quindi prestate attenzione, questo è il messaggio ai nostri telespettatori, quindi ringrazio i nostri ospiti, grazie a Leonardo Lannutti. Prestate attenzione, mi raccomando, non firmate in bianco, non firmate la condanna e a dare i vostri sacrifici nelle mani dei banchieri. Grazie Lannutti, grazie a Daniele Pesco. Grazie a voi.